Rieccoci, quest'oggi come vedete con i Surrealist Tarot, poiché l'argomento di cui andremo a trattare quest'oggi è molto delicato e necessita chiaramente anche di un approccio, di un taglio di lettura tarologica sicuramente molto più approfondito e specifico. Come avrete visto sicuramente dal titolo appunto della stesa, ciò che chiediamo quest'oggi agli arcani è: ma questa persona si è pentita del male che mi ha fatto? Ha anche solo un barlume di senso di colpa? È consapevole di ciò che mi ha causato, del male che mi ha fatto, dell'inganno che in qualche modo ha tramato alle mie spalle? Questa persona ha pagato per il male che mi ha fatto? Ogni tanto ci ripensa, com'è la sua vita ad oggi? Quindi vogliamo cercare di capire nel presente e anche nel futuro se una persona, quella che vi ha causato più dolore, in amore, ovviamente, comunque non necessariamente un ex partner, può essere anche un familiare, comunque qualcuno che è legato a voi o è stato legato a voi da un punto di vista affettivo, sentimentale. Ecco, questa persona ha compreso il male che mi ha fatto, ma può essere anche un amico, un'amica, può essere anche un collega al quale eravamo particolarmente, per esempio, affezionati o affezionate. Quindi pensate alla persona che obiettivamente ad oggi vi ha causato più problemi, dalla quale siete state veramente più deluse. Ecco, questa persona, che ora ovviamente non sentite, non vedete più, ci sta ripensando al male che vi ha fatto? Ha pagato questa persona? Pagherà? Proverà magari a chiedermi anche scusa? Cercherà il mio perdono? Chiediamolo un po' a questi arcani. Voi sapete che i Surrealist Tarot sono particolarmente legati al, ovviamente, surrealismo, che è appunto legato a sua volta alla psicanalisi freudiana. Se volete, io vi lascio il link in descrizione del video in cui do una rapida, appunto, introduzione a questo mazzo e appunto al percorso che ha portato dalla psicanalisi freudiana al surrealismo e quindi poi a questo meraviglioso mazzo. In descrizione vi lascio però anche il link di un video che ho appunto precedentemente postato e pubblicato, dove appunto parlo della cattiveria, della crudeltà. Ho cercato ovviamente in un video breve di rispondere a quelle che sono le domande che prevalentemente mi vengono fatte anche nella mia professione di psicopedagogista, perché molto spesso dai ragazzi, dalle persone di cui appunto mi occupo, di cui mi prendo cura, non mi piace chiamarli pazienti. Molto spesso appunto mi chiedono: ma dottoressa, ma la cattiveria esiste davvero? Ma i cattivi, perché sono così cattivi? Perché fanno così tanto male? Come posso fare per proteggermi da questa cattiveria? E addirittura una ragazza un giorno mi chiese, diverso tempo fa: ma dottoressa, ma la cattiveria dove alberga nel nostro corpo? C'è un punto preciso dove dimora? Ecco, Jung lo spiega. E spiega una grande verità: che questa cattiveria, gli aspetti più torbidi della personalità umana è dentro ciascuno di noi, ma arriva un momento del percorso umano
per cui poi appunto l'individuo può maturare e quindi diventare una persona consapevole, saggia e razionale, oppure può deviare verso forme di comportamento effettivamente crudeli, che possono sfociare appunto nei vari disturbi della personalità. Mi fermo ovviamente qui perché non voglio portare via del tempo che invece è solo interessato a questa stesa da un punto di vista tarologico, però lo dico appunto per chiunque voglia approfondire anche il discorso appunto della crudeltà. Quindi vi lascio il link in descrizione. Ora torniamo alla stesa, mescoliamo appunto i bellissimi Surrealist Tarot. Io mi sono innamorata, prima vista, amore a prima vista, di questo mazzo e ovviamente non l'ho più lasciato. Quindi pensiamo insieme ad una persona, ci penso anch'io, che mi ha fatto tanto male, che vi ha fatto tanto male, che fine ha fatto? Ha pagato? Non è vendetta, ragazzi, dico sempre io, è giustizia. Ok? Poi la nostra vita è andata avanti, certo, deve, sottolineo un miliardo di volte, deve andare avanti. Ma la cattiveria poi fondamentalmente si autodistrugge. Vediamo un po' però. Allora, perfetto, quindi, allora, innanzitutto tiro su le maniche del maglioncino perché non vorrei in qualche modo poi tirarmi dietro tutte le carte, perché, allora, vediamo un po', oggi qui è tornato il freddo, quindi di conseguenza di nuovo maglioncino, allora, d'altronde la Lombardia ha questo clima un po' particolare, un po' ballerino. Allora, vediamo un po'. Metodo degli otto arcani, come potete vedere, o 7 più 1, come dico sempre io, fondamentale il consiglio degli arcani, che è questa posizione qui, anche se sapete che poi generalmente qualche consiglio qua e là gli arcani lo danno sempre. Allora, principio di sincronicità. Come dico sempre io, chiunque, anche soltanto per una scelta casuale, sia incappato o incappata in questo video, qualcosa per sé lo troverà sicuramente, anche un solo spunto di riflessione, come ci insegna il mio amato Jung. Allora, partiamo. Prima posizione, ossia il presente per questa persona. Andiamo un po' a curiosare nella sua vita. Oh, mamma mia, allora. Beh, allora. Calma, iniziamo in maniera abbastanza forte direi, eh? Che cos'è questa? No, leggete già direttamente, l'arcano senza nome, la morte. Allora ragazzi miei, questa persona sta attraversando posizione del presente, ok? Quindi è tuttora in corso una rivoluzione nella sua vita, un enorme cambiamento, un cambiamento però fisiologico. Ossia, questa persona ha dovuto per forza cambiare qualcosa della sua vita. C'è per forza stato un evento, o anche più di uno, che hanno portato questa persona a dover rivedere completamente la sua esistenza. In quali ambiti? Tutti, perché la carta della morte non specifica un ambito ben preciso, quindi può essere un ambito, per esempio, economico, può essere un ambito sentimentale, può essere un ambito professionale. Questa persona sta cambiando vita.
ha fatto tabula rasa con quello che è il vecchio e sta cercando di eliminare persone e abitudini, comportamenti, sentimenti, tutto ciò che riguarda il passato. Con la carta della morte viene eliminato. La morte è un cambiamento a cui il consultante, o in questo caso questa persona a cui abbiamo pensato, è un cambiamento a cui non può e non poteva sottrarsi. Questa persona sta obbligatoriamente attraversando veramente un periodo di rivoluzione nella sua vita, che però riguarda proprio l'eliminazione del vecchio per iniziare un qualcosa di nuovo, non adesso però. Quindi ad oggi non sta iniziando nulla di nuovo, sta ancora eliminando il vecchio. Se per esempio questa persona era un vostro compagno che magari vi ha lasciato per un'altra donna, facendovi particolarmente soffrire, il rapporto con questa donna è finito o comunque sta finendo. Se questa persona vi ha rubato il compagno o la compagna, questa persona non ha più una relazione con la persona che vi ha portato via, oppure è comunque in fase di allontanamento e separazione. Se è una persona che, per esempio, si è comportata in ambito professionale in modo molto scorretto con voi, è una persona che sta pagando ad oggi le sue scorrettezze. Se è una persona che voi credevate amica e che invece vi ha tradito perché, per esempio, ha tradito la vostra fiducia, questa persona ad oggi ha allontanato tutte le amicizie che aveva magari assieme a voi. Magari facevate parte di uno stesso gruppo, di una stessa compagnia. È una persona che sta cercando di allontanare tutte le altre persone che può aver appunto frequentato, luoghi in cui può per esempio aver lavorato o soggiornato, per cambiare completamente vita. Questa è una persona che, vi ripeto, è stanca. È stanca di probabilmente vivere delle situazioni del passato che nemmeno lui voleva vivere, ma che appunto probabilmente erano una sorta di coazione a ripetere. Cioè questa persona era inconsciamente bloccata nella ripetizione costante di comportamenti, di abitudini malsane che facevano del male a lui, ma anche alle persone attorno a lui, quindi ad esempio anche a voi. Questa persona ha dovuto obbligatoriamente rimettere mano nella propria interiorità. Qui, ragazzi, si è intromesso il karma. Sapete che a me non piace parlare di destino, perché il destino ce lo facciamo noi con le nostre mani, ma il karma in realtà è un percorso differente. Quindi è il percorso di evoluzione di ciascuno di noi. Ebbene, nel percorso evolutivo di questa persona era obbligatoriamente necessario che questa persona si guardasse dentro. Guardate questo volto che ha gli occhi chiusi e che sta guardando dentro se stesso. Alla sua destra c'è un volto anziano, alla sua sinistra c'è un bambino, un feto. Di come potete notare, c'è sempre un qualcosa che nascerà di nuovo in questa persona, quindi anche una nuova coscienza. Vi ripeto, questa persona aveva interiormente degli schemi fortemente cristallizzati a cui non sapeva rinunciare e che, vi ripeto, in maniera inconscia condizionavano la propria vita. Comportamenti tossici, malsani, crudeli appunto, che, vi ripeto, facevano del male sia agli altri, quindi ovviamente anche a voi, ma
anche a se stesso. Questa persona in questo momento sta cercando di dire basta e ha detto basta. Questa persona vuole andare verso il nuovo. Potrebbe anche aver cambiato città, addirittura aver cambiato anche nazione. La morte rappresenta proprio il voler ricominciare da tutt'altra parte con un'altra eventuale persona, per esempio in un'altra azienda per quanto riguarda la professione, in un'altra ditta, per un'altra società. Sta cercando nuove amicizie. Questa persona sta cambiando, ma vi ripeto, è stato un cambiamento obbligato, perché c'era qualcosa, qualche meccanismo che si era inceppato. E questa persona ora, con la carta della morte, vi posso garantire che sta riflettendo su ciò che ha combinato. È molto importante la prima carta di ogni stesa, questo ve lo dico sempre, perché spiega tutte le altre carte e a sua volta ne viene spiegata. Quindi iniziare una stesa con questa domanda, partendo appunto dalla carta della morte, vi posso garantire che questa persona obbligatoriamente ha dovuto ripensare al passato e quindi anche al passato con voi. Questa persona ha dovuto obbligatoriamente rivedere, come una sorta di film, tutto ciò che ha combinato sino ad ora. E sta cercando di porvi rimedio, ovviamente a modo suo e con delle tempistiche molto lunghe. Perché la morte ci parla di un cambiamento che può essere avvenuto dall'oggi al domani, perché in quanto ad evento è molto veloce, ma attenzione che in quanto comunque a risultati si prolungano veramente nel tempo, per tanti e tanti mesi. Vediamo se questa persona ancora vi pensa, che immagine ha questa persona di voi. Il matto, si è girata la carta, il matto, allora... Questa persona certo che vi ripensa e ogni tanto ha ancora curiosità, il matto rappresenta la curiosità. Vi dirò che questa persona ha nella testa, con una totale sfacciataggine, ogni tanto, la voglia e il desiderio di potervi scrivere. Per esempio, se voi avete un profilo libero su Instagram piuttosto che Facebook, piuttosto che appunto stati WhatsApp, eccetera, questa persona potrebbe andare a sbirciare. Perché ogni tanto gli si riaccende, vedete, il desiderio di voi, la voglia di sapere, con curiosità, innocente però, qui parliamo del matto, di sapere di qualcosa di voi. Il matto non ha particolari indicazioni da un punto di vista erotico, ok? Cioè questa persona non mi sembra che ad oggi vi desideri, o che voglia tornare con voi nel caso in cui sia stato appunto un vostro ex. È una persona che però ha una profonda curiosità di poter appunto ritornare da voi per poter anche semplicemente sapere come state. Gli barluma, il pensiero di potervi riscrivere. Tra l'altro appunto il matto rappresenta appunto dei messaggi, anche delle telefonate, qualcosa di molto veloce e soprattutto di improvvisato, che questa persona sente quasi la necessità a volte di fare con voi. Un po' senza pensare. È come se questa persona, forse un po' come fanno appunto i bambini, cercasse di immaginare un futuro roseo, senza pensare a particolari problemi, dove magari anche il rapporto con voi possa essersi ristabilito, o comunque se non altro rasserenato. È come se questa persona in questo momento voglia guardare solo il positivo, perché evidentemente sta attraversando un periodo molto pesante. La morte, ragazzi, è un cambiamento radicale, ovviamente però è sempre doloroso, io lo dico sempre. La morte è una carta bellissima, io amo i cambiamenti, però è chiaro che questo è un cambiamento che è doloroso. Ma questa persona ha una bella immagine di voi. Gli date quel senso di freschezza, di allegria, di serenità. È come se, vi ripeto, in qualche modo questa persona pensa che risentendovi possa rigiovare di nuovo a, ovviamente, lui stesso, il riavere appunto un contatto con voi.
È chiaro che agirebbe in maniera un po' egoistica, come è tipico appunto del matto. Il matto si muove quando vuole lui, quando lui ne ha bisogno, quando per lui è necessario. Così, in maniera imprevedibile, perché il matto appunto rappresenta l'imprevedibilità. Quindi attenzione ragazze, perché questa persona, quando meno ve l'aspettate, potrebbe proprio farsi risentire, perché ce l'ha nelle intenzioni. Quindi a mio avviso sì, questa persona vi pensa. Vi ripeto, guarda verso un nuovo futuro, ma è un futuro senza un percorso prestabilito. Guardate, qui non c'è una strada. Il matto agisce alla giornata, perché qui vi ripeto ha un bel fardello ancora di cui occuparsi in riferimento al passato. Ecco perché il matto non guarda tanto nel futuro. Il matto è l'opposto di tutti quegli arcani che rappresentano invece una pianificazione per il futuro. Ecco perché vi dicevo che questa persona potrebbe riscrivervi o farsi risentire in un momento XY, quando lui ne ha voglia, e voi ovviamente non ve l'aspettate. Non sta pianificando un ritorno o uno scrivervi, non è assolutamente in questa posizione. Questa persona non riesce in questo momento a pensare una cosa di questo genere, però ha veramente voglia di risentirvi. Guardate questo orecchio che in qualche modo viene messo in risalto. Quindi vi ripeto, una persona che ha voglia di risentire proprio la vostra voce e di arrivare a voi con questa scarpa. Quindi è una persona che avrebbe veramente tutte le intenzioni anche di potervi rivedere e rincontrare. Vediamo che cosa ha nel cuore questa persona. Gioie e dolori. Allora, il 7 di pentacoli. Questa persona sta investendo da un punto di vista economico-finanziario in attività professionali oppure in beni immobili. È una persona che si sta occupando prevalentemente dell'aspetto finanziario ed economico della sua esistenza. È una persona che si sta occupando di sistemare alcune questioni, alcune situazioni lasciate in sospeso, ma che lui però appunto vede di risoluzione molto lunga nel tempo. Il 7 di pentacoli rappresenta sì qualcosa che si potrebbe aggiustare, che potrebbe migliorare, ma ovviamente in tempi molto lunghi. Cioè questa persona sa che ovviamente la sua vita in questo momento è ancora abbastanza sul filo del disequilibrio. Vi dicevo che la carta della morte è nel presente, quindi obiettivamente questa persona non ha ancora terminato quel periodo di evoluzione che deve assolutamente affrontare. Questa persona sa che evidentemente la sua vita ad oggi è ancora in pieno caos, in pieno marasma, e quindi necessita in questo momento di agire con lentezza, con prudenza e con discrezione. Questa persona sa che la sua vita potrebbe migliorare in futuro, ma parliamo di un futuro lontano. Sa che per ora appunto deve lavorarci su e lavorarci sodo. Anche se devo dire la verità, il 7 di pentacoli non mi parla di una persona che ha una visione del tutto pessimistica, almeno non per adesso. Ma ve lo dicevo anche con il matto, è una persona che fondamentalmente pensa che ma sì, prima o poi la situazione andrà a migliorare, e magari anche con voi. Quindi questa persona si sta occupando prevalentemente dell'assetto economico, finanziario e professionale della sua vita. Non stiamo parlando di amore. Almeno fino ad ora non si parla d'amore. Il 7 di pentacoli potrebbe rappresentare anche un'eredità, quindi potrebbe essere una persona che ha ricevuto del denaro e sta cercando di capire come poterlo investire. Vediamo a questo punto quali sono gli ostacoli, cosa c'è che non va nella vita di questa persona. L'asso di pentacoli, allora, non riesce ad iniziare comunque un qualcosa di nuovo, cioè lui evidentemente ce la sta mettendo tutta, nel senso che questo processo di cambiamento
è in evoluzione, già iniziato, però ovviamente non è ancora terminato. Questa persona avrebbe anche voglia di risentirvi e di rivedervi, però sa, come vi ho detto fino ad ora, che le tempistiche di miglioramento ovviamente sono molto lente. E quindi questa persona si sente a volte un po' bloccata nel poter ricominciare da capo. L'asso di denari in accezione positiva rappresenta appunto i nuovi inizi, delle belle notizie che possono in qualche modo aprire ad una pianificazione del futuro più organizzata. Vi dicevo che questa persona invece non sta pianificando, e certo, proprio perché evidentemente ha ricevuto comunque delle brutte notizie, sempre per quanto riguarda l'aspetto evidentemente finanziario, cioè probabilmente ha ricevuto del denaro che pensava di investire in un determinato modo, ma l'investimento in realtà è stato infruttuoso. Quindi potrebbe comunque aver sbagliato alcune mosse. Ecco perché il 7 di Pentacoli, ecco perché questa persona sa che obiettivamente per sistemare la situazione ci vuole ancora molto tempo. Quindi in realtà diciamo che l'asso di denari in accezione negativa rappresenta proprio anche delle perdite di denaro. Quindi un qualcosa che obiettivamente non è stato amministrato correttamente, o comunque dei risparmi che non sono stati fatti nel momento giusto. Quindi obiettivamente questa persona sta attraversando anche delle contrarietà. Ma vi ripeto, contrarietà dipese molto o effettivamente da delle cattive notizie, oppure come vi ho detto sino ad ora, dovute appunto a degli investimenti sbagliati e a degli sperperi. Cioè questa persona, vi ripeto, o lui o ovviamente magari una ipotetica compagna, appunto non è stato in grado o non sono stati in grado di gestire ciò che invece magari il destino, la fortuna gli aveva regalato. Quindi obiettivamente come se si fosse un po' tirato la zappa sui piedi. Quindi è stata una persona incapace di moderare e moderarsi nell'uso del denaro, ha impiegato in maniera sbagliata, non corretta il denaro, e questo chiaramente potrebbe averlo portato in uno stato effettivamente di insoddisfazione o di indigenza. Quindi vi ripeto, potrebbe anche attraversare un periodo di fallimenti, di debiti e di perdite. Ok, quindi obiettivamente ecco perché ora si spiega il 7 di Pentacoli, ecco perché questa persona ha dei progetti o può vedere comunque del positivo, ma in tempi lunghi. Ora si capisce perché. Inoltre, purtroppo, l'asso di Pentacoli può rappresentare anche un individuo che comunque si è arricchito con metodi non leciti e non puliti. Quindi, in realtà, potrebbe essere una persona che ha agito per eccessiva avidità, per cui potrebbe, per esempio, essersi comportato in maniera becera nei vostri confronti proprio in una questione di denaro, e quindi potrebbe aver agito truffando, o comunque è una persona che, vi ripeto, ha ottenuto del denaro ma con mezzi non puliti, eh. Inoltre, vi ripeto, questa cattiva condotta che questa persona ha nei confronti del denaro può avergli provocato dei problemi con la legge, per cui, per esempio, può aver ricevuto qualche denuncia, qualche querela. Può essere stato citato in giudizio. Quindi ha affrontato e sta affrontando, perché è una carta che riguarda il presente, veramente un momento di disarmonia da un punto di vista proprio strettamente economico. Però purtroppo, ragazzi, in realtà in questo caso chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché l'asso di pentacoli rappresenta proprio, vi ripeto, un'incapacità di iniziare una vita nuova, proprio perché questa persona ha delle pendenze in riferimento al passato di ordine strettamente economico, che però ovviamente sono dovute ad una cattiva amministrazione. Ha delle notizie cattive che sono appunto arrivate a questa persona, ma perché in realtà qualcosa di grosso deve averla combinata, questa persona. Ha ottenuto del denaro con mezzi non puliti. Inoltre, l'asso di denari in accezione negativa può rappresentare anche una persona che si è unita precedentemente in matrimonio,
o comunque si è fidanzato con una persona benestante solo ed esclusivamente per denaro. E ad oggi si sta rendendo conto con la carta della morte che questo rapporto invece ovviamente è terminato ed è da terminare. Questa è una persona che ha dei problemi economici non indifferenti e quindi non riesce per questo appunto a ricominciare mai da capo. C'è sempre qualcosa che lo blocca e lo riporta nel passato. Ecco perché l'evoluzione non è ancora terminata, eh. Insomma, ha dei bei problemi da un punto di vista economico, non naviga in buone acque, anzi direi in acque abbastanza pericolose. Allora, vediamo un po' l'ambiente che circonda questa persona, la giustizia, mamma mia. Ragazzi, questa persona non vorrei che abbia veramente dei problemi con la giustizia, perché addirittura l'asso di pentacoli. Sopra la carta della giustizia, poi appunto vi ho fino ad ora parlato di una persona che non sa amministrare bene il denaro, che potrebbe appunto aver subito delle perdite o comunque aver gestito male il denaro o averlo ottenuto attraverso mezzi poco leciti. Con la carta della giustizia, potrebbe appunto essere stato un richiamo da parte appunto delle forze dell'ordine. Questa persona può aver anche subito appunto una denuncia, magari non ha pagato molte rate, per esempio, di un mutuo, o comunque una persona che ha truffato altre persone. Di conseguenza, prima o poi i conti vengono fatti quadrare, con la giustizia. Quindi vi ripeto, qui questa persona veramente è sotto l'occhio del ciclone, perché c'è qualcuno, la giustizia rappresenta proprio il pagare. E quindi c'è qualcuno che in qualche modo si sta occupando della sua condizione proprio perché obiettivamente naviga in acque molto pericolose. La giustizia rappresenta il chi rompe paga. Quindi il motto di questa carta è inevitabilmente questo, cioè così come hai seminato, questo è quello che vai a raccogliere. La giustizia non è mai una carta totalmente positiva o totalmente negativa, dipende. Cosa ha seminato questa persona? L'asso di pentacoli rovesciato. Bene, di conseguenza sta raccogliendo in base a questo asso di pentacoli. Quindi questa persona ha avuto, potrebbe aver avuto appunto dei richiami giudiziari o potrebbe avere dei problemi con la giustizia o potrebbe essere, diciamo, implicata in una questione, per esempio una separazione o addirittura un divorzio. Che però sta andando avanti da molto tempo e che purtroppo per lui andrà avanti ancora per molto tempo e che gli porterà via veramente molto molto denaro. Questa è una persona che veramente sta pagando tanto da un punto di vista concreto e tangibile. La giustizia rappresenta appunto per esempio un avvocato, appunto un giudice, un individuo appunto con una divisa che si sta occupando della sua situazione. Anche la giustizia, però, proprio esattamente come l'asso di pentacoli, riguarda un individuo che ha sbagliato lui per primo. Quindi questa persona vuole ad oggi effettuare un cambiamento, perché anche la giustizia, come la morte, rappresenta il rivedere in una sorta di film la propria vita per cercare di eliminare tutto ciò che sino ad ora gli ha impedito di progredire. Ma non ce la fa così velocemente. Qui le tempistiche sono lunghissime, tra il sette di pentacoli e la giustizia. Mi auguro che questa persona, appunto, non abbia problemi talmente gravi con la legge da essere, appunto, in prigione, perché la giustizia potrebbe rappresentare, appunto, anche questo. Di conseguenza, obiettivamente, questa persona è sotto il controllo di qualcuno o comunque delle autorità giudiziarie che si stanno occupando della sua situazione. La giustizia rappresenta, però, anche, vi dicevo, come con l'asso di pentacoli, un matrimonio che però in questo caso si è rivelato totalmente fallimentare. Questa persona vuole assolutamente liberarsi di questa persona, proprio perché obiettivamente si rende conto che questa persona lo sta rovinando o lo ha già rovinato. Sta pagando, ragazze, comunque. La domanda iniziale era: sta pagando? Ha pagato? Certo, ha pagato, ma sta pagando tuttora, anche nel momento in cui voi andrete a vedere questa stesa. Questa persona sta tuttora pagando e andrà avanti a pagare perché qui le tempistiche sono molto lunghe. Allora, vediamo un po' i rapporti che questa persona, quel filo rosso
che questa persona appunto ha intrecciato con qualcuno in particolare, magari appunto anche con voi. La carta del mondo. Allora, la carta del mondo rappresenta proprio un individuo che vuole cambiare pelle, un individuo che vuole chiudere un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Ve l'ho detto con la carta della morte. Questa persona non vede l'ora, veramente sta fremendo di un'impazienza incredibile per poter appunto in qualche modo chiudere qualcosa che lui ha ancora nel passato e che per lui è pendente, è un ricordo tremendo, con il quale lui non vuole però più avere nulla a che fare. E vuole chiudere questa situazione per poter iniziare qualcosa di completamente nuovo. La carta del mondo può riguardare tutti gli ambiti, i settori della vita di una persona. Perché? Perché non in questo arcano, ma per esempio negli arcani più tradizionali, la carta del mondo prevede appunto una donna bellissima che appunto danza nuda all'interno di un ovale e ai quattro angoli della carta. Ci sono quattro elementi, quattro simboli: un angelo, l'aquila, il leone e il toro, che rappresentano i quattro elementi, quindi i quattro semi, cioè le coppe, le spade, i bastoni e i denari. Quindi questa persona vuole cambiare tutto della sua vita, ve lo dicevo con la carta della morte, sia da un punto di vista sentimentale, le coppe, che da un punto di vista appunto mentale, quindi alleggerirsi da certi pensieri, quindi le spade, da un punto di vista professionale, i bastoni e da un punto di vista economico, i denari. Quindi questa persona vuole rivoluzionare la sua vita. E vi ripeto, questa persona potrebbe già essersi trasferita all'estero oppure potrebbe volersi trasferire all'estero o comunque cambiare, allontanarsi dal luogo in cui sino ad ora ha vissuto questa persona, perché il mondo rappresenta sempre dei viaggi molto lunghi. Questa persona ha voglia completamente di cambiare lidi e cambiare pelle. Il mondo può rappresentare anche appunto una storia sentimentale che appunto è arrivata alla fine. Quindi vi ripeto, nel caso in cui sia stato un vostro ex compagno che vi ha per esempio lasciato per un'altra donna, il rapporto con quest'altra donna sta terminando, non c'è più nulla da darsi. E questa persona è pronta a ricominciare da capo. Vediamo un po' a questo punto che cosa consigliano a voi gli arcani. L'otto di coppe. Allora, ragazzi, vi consigliano di tenervi alla larga da questa persona. È un consiglio, però, obiettivamente abbastanza, diciamo, azzeccato, direi, per questa stesa. È assolutamente coerente con quanto abbiamo visto sino ad ora, perché obiettivamente l'evoluzione è ancora in atto, è ancora un momento di grande caos. Questa è una persona che ha delle problematiche economico-finanziarie troppo gravi, ve l'ho detto, con l'asso di pentacoli in accezione negativa e con la giustizia. Quindi obiettivamente, ragazze, non è il caso, anche nel caso in cui appunto questa persona si faccia risentire da voi con la carta del matto, ve lo dicevo, ecco, anche nel caso in cui questa cosa accada, mi raccomando, cercate di non infilarvi in situazioni più grandi di voi, dove qui abbiamo una persona che ha delle problematiche notevoli e piuttosto gravi. Potrebbe avere appunto problemi con una ex compagna, quindi potrebbe stare affrontando una separazione, un divorzio veramente stressante, potrebbe essere una persona che ha dei problemi con la giustizia, potrebbe essere una persona che ha gravi problemi economico-finanziari o professionali e potrebbe essere sicuramente anche una persona che ha in mente, se non lo ha già fatto, di allontanarsi completamente e magari addirittura di andare a vivere all'estero. Quindi non è una persona che in questo momento ha intenzionalità o progettualità in riferimento ad una storia d'amore. Qui non vengono carte di coppe. Ve lo dicevo con la carta del matto, questa persona avrebbe voglia di risentirvi, magari anche di rincontrarvi, perché ha curiosità nei vostri confronti, ma lo vuole fare in maniera, diciamo, piuttosto amichevole, non con un interesse, diciamo, né sentimentale né erotico.
in questo momento. Quindi vi ripeto, l'otto di coppe è un avvertimento, ossia è un monito che gli arcani in questo momento vi stanno dando di allontanarvi da una situazione che comunque vi farebbe, vi creerebbe più, diciamo, del male che altro. Ok? Quindi mi raccomando, nel momento in cui questa persona possa volersi far risentire, o nel momento in cui lo farà, cercate di tenere questa persona a debita distanza, sottolineando che comunque il rapporto con voi è chiuso, perché è una persona che si sta pagando, ma fino ad ora io non ho ancora visto una carta di pentimento. Questa persona è ancora in pieno marasma, cioè si sta guardando dentro sicuramente, ma si sta occupando di questioni economico-finanziarie e giudiziarie troppo importanti che gli impediscono di concentrarsi sulla moralità e sull'etica. Quindi è una persona che non ha ancora recuperato tutto l'equilibrio che deve recuperare, di conseguenza, avvicinandovi di nuovo a questa persona, voi potreste incappare di nuovo in situazioni pericolose. Guardate appunto che cosa fa questo personaggio: guarda verso un nuovo orizzonte e lascia dietro di sé alle sue spalle tutte queste otto coppe, disinteressandosene. Mettete radici altrove, guardate verso un nuovo orizzonte, perché questa persona si porta dietro un carico di problematiche enormi, che poi potrebbe ovviamente poi ribaltare su di voi, e non mi sembra il caso, proprio perché evidentemente è una persona che già vi ha fatto soffrire. Non diamo una seconda possibilità al dolore. Ok? Vediamo a questo punto il futuro, cioè se questa persona farà qualcosa di concreto nei vostri confronti. Allora, il 9 di bastoni. Allora, questa persona sì, ha intenzionalità e avrà intenzionalità di farsi ancora sentire con voi. E la cosa che mi fa piacere però è che nel momento in cui questa persona si farà risentire, troverà dinanzi a sé una bella staccionata. Ossia, il 9 di bastoni rappresenta generalmente, vi ripeto, non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, una giovane o comunque un guerriero che appunto si ripara rispetto a chiunque appunto voglia avvicinarglisi. Si ripara appunto grazie ad una staccionata. Quindi questa persona mette tra sé e gli altri comunque appunto una distanza, proprio perché questa persona in qualche modo non vuole assolutamente avere a che fare con tutto ciò di cui non si fida, e voi ovviamente non vi fidate di questa persona, e voi ovviamente fate benissimo a non fidarvi di questa persona. Il 9 di bastoni rappresenta la diffidenza. Ok? Quindi voi non vi fiderete di questa persona, ma anzi, cercherete ovviamente di tenerla a debita distanza. E fate benissimo, proprio perché è necessario per voi ricominciare, come vi diceva appunto il consiglio degli arcani con l'otto di coppe, presso altri lidi. Cioè c'è un'altra realtà, o anche altre realtà, più di una, che vi aspettano con il 9 di bastoni. Quindi è inutile, dicono gli arcani, tornare nel passato. Bisogna andare avanti. E soprattutto cercate di difendervi, di prestare attenzione a questa persona. Perché vi ripeto che questa persona tornerà con un carico di problematiche veramente troppo elevate. Ed è anche una persona che potrebbe anche raccontarvi qualche piccola menzogna. Quindi cercate di non prendere per oro colato tutto ciò che lui vi dirà, ma voi giustamente in qualche modo agirete tenendo questa persona a debita distanza. Perché, vi ripeto, questa persona quando ritornerà da voi lo farà con un 9 di bastoni, cioè
con una persona che è quasi vicina alla meta, cioè ritornerà nel momento in cui avrà quasi risolto buona parte dei suoi problemi, ed è vero. Quindi li ha quasi risolti, perché siamo quasi a una carta di grado 10, quindi chiusura di un ciclo per aprire un nuovo, come dicevamo appunto con la carta del mondo. Quindi sì, nel momento in cui questa persona tornerà, potrebbe in qualche modo questa persona aver già risolto una parte dei suoi problemi. Ma gli arcani vi consigliano cautela. Il 9 di bastoni ci riporta al nono arcano maggiore, che è la carta dell'eremita. Voi sapete che gli arcani minori hanno sempre il loro corrispettivo numerologico negli arcani maggiori. Ovviamente le carte di grado 9 rappresentano, ovviamente sono rappresentate egregiamente dalla carta appunto dell'eremita, che rappresenta l'attenta riflessione, la cautela e la prudenza. Quindi mi raccomando, prestate grande attenzione. Cercate di essere diffidenti, di agire in maniera molto furba nei confronti di questa persona, fatela magari parlare se ne avete voglia, ma ricordatevi sempre che comunque è una persona che vi ha fatto male ed è una persona che ha un vissuto alle spalle molto pesante. Parliamo però anche di un 9 di bastoni, quindi è una carta di grado elevato e di conseguenza rappresenta delle tempistiche piuttosto lunghe. Ve lo dicevo con questo 7 di denari che questa persona comunque sa che le sue problematiche si possono risolvere, sì, ma che ci vuole moltissimo tempo. Quindi quando questa persona potrebbe tornare da voi, anche solo appunto incontrandovi per strada, fingendo una casualità, oppure magari scrivendovi un messaggio, mettendovi un like in qualche modo sui social, ecco, questa persona in qualche modo potrebbe voler tornare da voi, ma ci vuole chiaramente del tempo. Ok? Quindi tutto ciò che questa persona vorrà ottenere la otterrà, ma con enorme lentezza, dovuto proprio a tutti questi ritardi e a queste situazioni che questa persona si porta dietro. Quindi la situazione necessiterà di pazienza. Nel caso in cui voi stiate aspettando che questa persona torni da voi, magari chiedendovi perdono, potrebbe accadere, ma qui ci vuole pazienza, ok? Perché dovete attendere che questa persona riesca prima di tutto a risolvere buona parte delle sue problematiche e che soprattutto questa persona impari a guardarsi dentro. Il 9 di bastoni, come tutte le carte di grado 9, rappresentano appunto la solitudine e la meditazione dell'eremita. Quindi questa persona, vi ripeto, dovrà ancora effettuare una grossa riflessione. Quindi è una persona che sicuramente penserà a voi, sì certo. È una persona che ha intenzionalità di tornare da voi, sì certo. Ma è una persona che ancora in questo momento è fortemente arenata in problematiche di questo tipo. E inoltre è una persona che se tornasse anche adesso non sarebbe comunque nel pieno del suo equilibrio. Quindi direi che anche queste tempistiche così lunghe sono quanto mai più appropriate. Inoltre, vi ripeto, questa persona deve ancora riflettere. Ma troverà comunque delle belle barriere tra voi e lui, che molto probabilmente proprio voi gli imporrete, perché non vi fidate più di questa persona. E fate assolutamente bene. Inoltre il 9 di bastoni, proprio come vi dicevo anche prima con la carta del mondo, questa persona potrebbe essersi trasferita in qualche modo, lavorare spesso, avere contatti con l'estero, perché segnala sempre dei contatti con paesi stranieri o comunque affari con appunto paesi esteri. Potrebbe essere una persona che viaggia molto per anche lunghe tratte. Quindi in realtà è una persona che sì, ha voglia di tornare, oh scusate, ho mosso la telecamera, una persona che ha voglia di tornare da voi e una persona che molto probabilmente si farà risentire, sì certo, ma deve attendere dei tempi migliori e soprattutto è una persona che sa benissimo che troverà davanti a sé una staccionata, un muro. Questa persona sa che nel momento in cui si riavvicinerà a voi, prima di tutto appunto deve risolvere tutte queste problematiche e poi avrebbe di che spiegarvi. Ecco perché questa persona sta anche attendendo, perché comunque questa persona sa che vi deve chiedere perdono. Ma per farlo necessita ancora, vi dicevo,
di un momento importante di evoluzione che questa persona non ha ancora terminato, ve lo dicevo con la carta della morte. Quindi questa persona ha pagato? Assolutamente sì. Questa persona sta pagando tuttora? Assolutamente sì. La vita di questa persona sta procedendo comunque, diciamo, lungo delle direzioni non così semplici? Assolutamente sì. La vita di questa persona non è così tutta rose e fiori come magari lui, per esempio, può volervi far capire o immaginare, o può volervi far sapere. Questa è una persona che sta comunque vivendo un periodo di grande difficoltà, andrà avanti a vivere un periodo di grande difficoltà, ma vi posso assicurare che questa persona ancora vi pensa, ha della curiosità nei vostri confronti e soprattutto è una persona che sarà disposta a parlarvi, probabilmente anche a chiedervi perdono, ma necessita ancora di tanto tempo, quindi c'è un'attesa che sarà proficua perché questa persona deve ancora riflettere bene su ciò che ha combinato, cioè il processo evolutivo non è ancora terminato. E poi vi dicevo, questa persona ha troppi problemi a carattere economico-finanziario, di conseguenza questa persona ad oggi ha ancora veramente cose molto importanti di cui occuparsi. Quindi chiaramente è ovvio che la situazione per lui non è sicuramente così semplice come ce la possiamo immaginare. Di conseguenza probabilmente questa persona sì, tornerà a chiedervi perdono, ma le attese sono effettivamente ancora molto lunghe. Però ovviamente questa persona ha pagato e sta tuttora pagando, anche se per fortuna sta cercando di guardarsi dentro.